Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una sola cosa». Parola del Signore. Questa quarta domenica è la cosiddetta Domenica del Buon Pastore. È la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Si chiama Domenica del Buon Pastore perché si leggono brani del capitolo 10 di Giovanni, il discorso appunto del Buon Pastore, in cui Gesù dice: «Io sono il Buon Pastore». Nel brano di oggi abbiamo un po' la finale di questo discorso: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono», ma soprattutto il messaggio così bello, così consolante: «Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano». Ecco, noi siamo nelle mani del Signore Gesù e nelle mani del Padre, che viene subito dopo, perché io e il Padre, dice Gesù, siamo una cosa sola. Abbiamo, come dice Padre Ronchi, il nido nella mano di Dio. Ecco, questo davanti a tutte le incertezze della nostra storia, di questa storia così difficile, di questi anni così difficili che stiamo vivendo, dobbiamo tenerla salda nel cuore. Noi siamo nelle mani del Buon Pastore. È per questo che, nonostante tutto e dentro tutte le difficoltà della vita, possiamo ascoltare la Sua voce e seguirlo, anche dentro la tempesta, anche dentro la valle oscura, come dice il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, se anche vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ecco perché anche oggi possiamo pregare per le vocazioni, cioè essere sicuri che il Signore chiama tanti giovani e tante ragazze a seguirlo sulla via della consacrazione, sulla via del sacerdozio. Perché non abbiamo più le vocazioni? Perché il Signore non chiama più? Non credo. Ma perché sono venute meno tante condizioni favorevoli per un ascolto di questa voce, per una risposta che venga dal cuore. A noi come comunità cristiana, come adulti soprattutto, è chiesto di dare testimonianza, di creare le condizioni nei cuori dei giovani perché la voce del Signore sia ancora ascoltata, sia ancora accolta. È chiaro che i primi che dobbiamo farlo siamo proprio noi, in questa certezza che il Signore ci chiama non perché vuole avere solamente degli operai per la sua messe, no? Come si dice, ma perché vuole che la nostra vita fiorisca, perché vuole che ognuno di noi sia veramente felice in quella strada che il Signore sogna per ciascuno di noi e in quella missione che affida a ciascuno e che è diversa da tutte le altre, in quel mosaico in cui tu sei una tessera fondamentale e senza la quale il mosaico del Regno di Dio è meno ricco. Chiediamo al Signore di rispondere alla Sua voce, di seguirlo, nella certezza che niente può staccarci dalla Sua mano.